Allora, raga, oggi volevo dare un consiglio a Nati per vincere e ad Avsi. Certamente non hanno bisogno dei miei consigli e infatti glielo dico con tutto il rispetto delle persone che sono, attenzione, perché io dico sempre che noi che mettiamo la faccia sul tubo possiamo magari anche dire delle cazzate, possiamo, però la faccia ce la mettiamo, possiamo dire poi delle cose che poi alla lunga non si avverano, però la faccia ce la mettiamo. Quindi massimo rispetto per la persona e per lo youtuber che voi rappresentate. Però, nella mia filosofia e avendo un po' visto, sbirciato anche i commenti che poi arrivano sotto a questi video, io mi sento di dirvi questa cosa. Allora, io capisco l'odio o comunque non... odio una brutta parola, io capisco che non vi piaccia, non sopportiate un allenatore, per carità, anch'io sono per un certo senso nella vostra barca, anche a me Stefano Pioli non piace, diversamente da voi, non faccio video quotidiani contro Stefano Pioli, tutti i giorni uno o due video contro Stefano Pioli, come voi fate con Max Allegri, la mia non è un'ossessione contro Stefano Pioli come invece per voi è Allegri, quindi però posso capirvi. Detto questo, alla luce dei risultati io dico è sbagliato continuare sulla propria strada, sulla propria idea, perché poi ovviamente un tifoso sotto i video vi riempie di insulti. Ma perché è sbagliato? Perché io credo sempre che nella vita cambiare idea o comunque riconoscere a una persona che sta facendo bene e che a te non piace, riconoscere il fatto che realmente sta facendo bene non è un disonore, è fattore di intelligenza. Invece fare come i muli e volere arrampicarsi sugli specchi, a mio avviso, è una cagata. È una cagata. Perché a oggi fare ancora contro a Max Allegri, che sta facendo un grandissimo campionato, per i mezzi che ha, attenzione, perché io guardo la Juventus e ieri guardavo la formazione titolare, vedevo Locatelli, Rugani, Miretti. Oggi è facile dire Yıldız, ma fino all'altro ieri chi cazzo lo conosceva? Oggi è un fenomeno. Chi l'ha fatto giocare? Chi lo sta lanciando? Max. Gli va riconosciuto in merito a Max? McKean. Ma che cazzo di gioco? Invece stanno rendendo alla grande, stanno facendo cose importanti, cambiasso. Io dico che si può continuare a dire io per l'anno prossimo vorrei un altro allenatore, per carità di Dio. Però almeno una volta riconoscere a Allegri che sta facendo un ottimo lavoro, perché oggi non arrivano solo i risultati a corto muso, Cioè io ho visto Avsi che diceva che ieri la Juve non ha giocato a calcio, 3-0 dopo che due cazzate le ha fatte il consiglio, ok, però stiamo arrivando al limite dell'ossessione. Cioè, raga, io sinceramente vi dico, essendo comunque uno che a me non piace Pioli, non ho mai fatto, perché sono sempre stato contrario, gli hashtag Pioli out. Però sono uno che ha detto più volte esonerate. Però sempre dicendo anche che se la società decide di tenere Stefano Pioli, io a Pioli gli auguro di vincere le prossime 15 partite. Ma non per niente, perché se vince le 15 partite vince il mio Milan. Cioè alla fine voi state facendo una battaglia contro Allegri, non pro Juve. Cioè, per voi è più importante che Allegri
se ne vada che vinca la Juve. Eh no, invece no, io voglio, cioè io spero che Pioli vinca le prossime 18 partite e vince il campionato a costo di tenermelo anche l'anno prossimo, ma per me quello che conta è il Milan, la vittoria del Milan, e io non ho alcun problema se vince il campionato o se arriva almeno lì a 2-3 punti, ce la giochiamo e mi porta a casa in Europa League, a dire cazzo ho sbagliato a dire che era da esonerare Pioli, che cazzo me ne frega, non sono un mulo, nonostante, attenzione, io ho una scusante rispetto a voi, perché il Milan per tornare ad andare bene ha dovuto richiamare Ibrahimovic, quindi al massimo io potrei anche dire sì, è vero, abbiamo vinto il campionato ipoteticamente, poi una cazzata, o l'Europa League, però non grazie a Pioli, ma grazie a Ibrahimovic. Ma se dovesse capitare, io non ho alcun problema a dire ragazzi, però hanno chiamato Ibrahimovic per vincere. Ma detto questo, va bene, anche Pioli ha fatto il suo lavoro, chi se ne frega. Dov'è il problema? Perché voler sempre fare i muli e testa, sempre conto, poi ci perdete voi, cioè la figura, voi fate la figura degli ossessionati e degli anti-juventini, cioè sembra che a voi, cioè ultimamente sembra che quasi che la Juve vince vi gira il cazzo, vi gira il cazzo, ed è sbagliato, perché poi dopo gli juventini, così come i milanisti, cioè se io facessi video quasi con la speranza che il Milan perda perché voglio aver ragione che Pioli è scarso, il milanista mi dice quando poi inizia a vincere 10 vittorie di fila, mi dice ti gira il cazzo? Non sei un vero milanista. No, no, è sbagliato raga, è questo il consiglio che io vi do, cioè ogni tanto ammettere di aver sbagliato a dare dei giudizi così pesanti a un allenatore non è una vergogna, anzi fa onore secondo me dire ho sbagliato, come nella vita capita tante volte, cioè noi diciamo la nostra opinione, io ho detto quanto è scarso Thuram, mi stanno sbertucciando ancora oggi, però poi ho detto mi sono sbagliato, che cazzo devo dirvi, io espongo la mia opinione, a volte ci prendo, a volte ho sbagliato, cazzo devo farci. Questo è quello che ci tenevo a dire sia a Nati per Vincere che a Avsi, che poi raga sono due bravissime persone, per carità, però visto i commenti sotto i video, delle volte fare un passo indietro non è reato. Raga, sempre Forza Milan, iscrivetevi al canale, ci vediamo domani.